Buongiorno a tutti e benvenuti su The River Lab. Allora, eh, facciamo questo video sul fatto se i transistor eh, finali, in questo caso si parla di transistor finali, suonano tutti uguali. Eh, allora, prima di tutto, eh, non è un video diciamo, che vuole essere denigratorio per gli audiofili. Questa è la prima cosa che. Eh, metto sul banco perché ho ris massimo rispetto per tutti e sicché non è eh, diciamo, quello che eh, voglio eh, dimostrare. Voglio solo vedere in maniera strumentale se alla fine eh, cambia la banda passante diciamo dei transistor. E ringrazio Pier Aisa per avermi dato diciamo, questa possibilità. E andate a vedere i suoi video sul suo canale che è un tecnico e un ingegnere molto bravo lui ha fatto ultimamente un bellissimo video su quanto riguarda la, il test su alcuni condensatori e io lo farò su alcuni transistor allora perché diciamo eh, faccio questo, questo video qui anche come tecnico io ho interpellato anche altri colleghi anche altri tecnici, dove la sostituzione dei transistor finali è stato lamentato, diciamo, dal possessore dell'amplificatore una risposta in frequenza eh, diversa da quello che era eh, in origine, che l'amplificatore non suona più come prima. Allora, tanto per incominciare ci tengo a una precisazione: l'amplificatore non suona. Eh, sono modi di dire che giustamente eh, c'era un, un grandissimo meccanico che conoscevo che lavorava a macchine da corsa che lui diceva che le valvole devono cantare e sentiva il rumore delle valvole quando secondo lui cantavano erano regolate perfettamente. Ovviamente anche lì le valvole non cantano ma sono modi di dire. Comunque l'amplificatore ovviamente non suona, è un modo di dire perché l'amplificatore amplifica e basta, e, e amplifica un suono. Proprio al massimo potrebbero suonare le casse acustiche se c'è collegato l'amplificatore un violino suona se, eh, come si dice, se c'è l'umano che lo fa suonare, se no anche il violino lì fermo non suona nemmeno lui. Un'altra terminologia eh, che è sbagliata secondo me, è molto usata dagli audiofili, è il famoso preamplificatore passivo. Ora il preamplificatore passivo non esiste proprio per definizione perché per preamplificare c'è bisogno di un'alimentazione sicché il preamplificatore passivo lo so che suona brutto ma è un attenuatore sicché praticamente il preamplificatore passivo come viene chiamato perché fa più figo in realtà è un attenuatore del segnale che c'è all'ingresso in vabbè a parte questa eh, diciamo divagazione che ho fatto così e che non è una critica diciamo sono alcune terminologie che non condivido, ma chiaramente sono usate nell'uso nell comune, sì che va bene anche così, va benissimo così. Comunque alcuni tecnici hanno riscontrato con alcuni clienti che si lamentavano che quando sono stati sostituiti i transistor l'amplificatore non andava più bene come prima. Alcuni clienti si sono lamentati che i bassi non erano più quelli che dovevano essere, altri i medi, eh, altri addirittura le note alte inesistenti o qualcosa del genere. Di solito le affermazioni sono piuttosto diciamo, pesanti, non è che dice, mi sembrava si sentisse un pochino meglio, no, no, dice i bassi non si sentano più, usati una, con un'altra terminologia, eh, ovviamente perché e questo è successo a me, c'era un, un cliente che l'amplificatore non aveva più i medi rosati io onestamente non, non lo so che terminologia, eh, che vuol dire rosati comunque secondo lui i medi non li sentiva più a dovere e molti altri tecnici rinomati, non che io sia un tecnico rinomato ma tanti tecnici veramente bravi con tantissimi anni di esperienza Intervenendo su alcuni amplificatori si sono sentiti contestare, diciamo, questa cosa qui. Più che altro eh, nessuno ha parlato, per esempio, si sente male l'amplificatore gracchia o roba. No, no, proprio non sentivano alcune frequenze, sì che questo mio esperimento, eh, chiamiamolo, si incentinerà più che altro sulla banda passante dell'amplificatore e vedremo sostituendo le varie coppie di transistor eh, su questo amplificatore che, che ho sul banco una scheda di un amplificatore finale se in realtà la banda passante con le coppie diverse di transistor si attenua per fare questa prova useremo i transistor che ci ho trovato sopra che sono quelli diciamo in origine poi userò due transistor che non sono selezionati faremo la non selezione con il traccia curve e userò invece altri due transistor buoni selezionati direttamente dalla casa che avevo ancora, nei, ce n'avevo due coppie nei cassetti del service, erano transistor costosi e selezionati all'origine e anche quelli li vedremo con il tracciacurve che sono diciamo, selezionati e, e faremo diciamo, queste prove qui. Saranno prove un attimino lunghe spero di non annoiarvi perché le farò frequenza per frequenza. Non intendo propinarvi un grafico così stampato come viene, ma eh, si partirà diciamo da 15 Hz e si arriverà a 25.000 Hz. Cercherò di metterci il meno tempo che sia possibile, però eh, sarà una prova fatta diciamo in, in questa maniera qui: sicché mi vedrete lavorare poco. E mi sentirete parlare purtroppo per voi tanto andate avanti col video e vedete quello che combino anche in questo video qui allora buongiorno e bentrovati oggi proveremo a fare una caratterizzazione di transistor eh, mi spiego meglio eh, proviamo a vedere se sostituendo i transistor in un amplificatore eh, si sente eh, differente Oppure, se eh, le caratteristiche elettriche più che altro, perché noi parleremo di misure e non di orecchio, se le misure corrispondono prima e dopo la sostituzione dei transistor. Noi useremo per fare la prova questo eh, amplificatore qui montato su una basetta, perché mi torna bene per la sostituzione del componente. Questo qui, come vedete, monta dei transistor in contenitore TO3, è già tarato e funzionante e proveremo a fare la sostituzione con questa coppia di transistor e quest'altra coppia di transistor qui. Dove? Eh, questa coppia di transistor qui vi farò vedere è selezionata dalla casa direttamente e eh, quest'altra invece è coppia si farà noi una, una selezione eh, grossolana ma non sarà selezionata. Useremo il tracciacurve per fare questa selezione. Una cosa importante non è che io vi dico sostituite i transistor in TO3 con altri a caso. Eh, prima di tutto sto usando dei transistor che, eh, che ho qui, praticamente sto usando dei transistor che ho già in casa. Eh, in seguito farò invece un video su come eh, reperire dei transistor equivalenti. In questo caso, i transistor, anche se sono in contenitore diverso, serviranno solamente per fare delle prove. Questi sono in TO3, questi qui. Sono in un altro contenitore, però ci si possono, diciamo, per fare una prova, mettere lo stesso e vedremo se le caratteristiche cambiano. Le caratteristiche di un transistor sono praticamente queste. Allora, prendiamo ad eh, esempio uno di questi transistor che andremo a montare, sempre per fare un esempio. È un NPN, questo qui è uno dei transistor, è quello nero con la coppia verde che sono selezionati. Infatti, se qua vedete, la ditta stessa dà un complementare in maniera che dice il complementare del 2SC3907 è il 2SA1516 e questa è già una bella cosa. Oltretutto, sempre la ditta che fa i transistor, questi transistor le raccomanda per 80 watt massimo di un amplificatore hi-fi e sicché questi transistor già dalla ditta stessa sono selezionati, cioè sono selezionati, sono classificati per transistor audio che danno diciamo delle buone eh, garanzie di funzionamento montandone negli amplificatori, sono nati per essere montati sugli amplificatori. Le caratteristiche di un transistor quali sono e perché eh, dicono alle volte chi gli è stato sostituito i transistor che l'amplificatore non suona uguale a prima, che lo sente in maniera diversa, perché ovviamente ogni transistor ha delle sue caratteristiche, per esempio una delle caratteristiche è la tensione massima eh, collettore emettitore, in questo caso regge fino a 180 volt, poi abbiamo una corrente di, 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 sempre di collettore, che in questo caso sono 12 ampere, e abbiamo una, un, un potere dissipante di 130 watt però occhio, questi 130 W sono a 25 gradi. Mano a mano che la temperatura aumenta, questi 130 W si riducono. Mi dice anche questo datasheet che la, la temperatura massima della giunzione è 150 gradi. Sicché, se la temperatura della giunzione deve essere 150 gradi, la temperatura sul transistor deve essere inferiore. Sulla letta, ancora inferiore, perché se no alla fine questi 150 gradi li raggiungiamo. Ma ripeto, di tutte queste caratteristiche parleremo approfonditamente quando eh, farò un video sulla, su come poter sostituire un transistor con un altro. Un'altra cosa sempre dei transistor, e qui si arriva a capire perché qualcuno dice che poi suona diverso, e vedremo se è vero, oltretutto se le caratteristiche cambiano, eh? perché sono prove che alla fine sulla carta può andare bene, ma in pratica vanno viste. Comunque un'altra eh, delle caratteristiche di cui tutti sanno di un transistor è che ha un guadagno, la famosa HFE o beta come lo vogliamo chiamare. Questo guadagno però varia, se vedete qui dove scorre la rotellina del, del mouse, eh, con una corrente di 1 ampere di collettore abbiamo un guadagno fra minimo e massimo che si va da 55 a 180, ma se la corrente di collettore aumenta fino a 7A, allora il guadagno si riduce, ve l'ho già spiegato in, in altri video, si riduce da 35 a circa 70, che è il tipico, diciamo, e anche questo è un, un parametro, diciamo, che è importante, che si potrebbe vedere anche con un uh, prova transistor, ma che noi andremo a vedere col tracciacurve, vi spiego perché dopo. Un'altra delle caratteristiche è la frequenza di lavoro massima del transistor, che questo addirittura arriva fino a 30 MHz. Poi, un'altra caratteristica che invece non tutti sanno, è che ogni transistor ha anche una sua capacità interna. In questo caso qui, questo transistor è circa 270 pF. E ovviamente, se mettiamo un transistor che ha, un, avesse una capacità eh, proprio fuori del mondo ci sta che qualcosa vada anche a cambiare. Perché useremo comunque il traccia curve? Qui vedete le curve classiche: diciamo di questo transistor qui. Eh, le curve caratteristiche di questo transistor che ha fatto la misura la casa sono queste. E eh, si vedono male qui, dopo ve le farò vedere meglio. Mm, ogni curva si distanzia non in maniera equidistante. Questo vuol dire che, se noi andiamo a fare una misura per esempio del beta di un transistor con un prova transistor, specialmente di quelli economici, non sappiamo né con che corrente lo andiamo a pilotare, ma non sappiamo come si comporta poi alle altre eh, correnti. Sicché diciamo per assurdo si potrebbe avere uno scalino fra che ne so la dico dei de, de, de valori a caso ovviamente eh, se notate questa curva qui è più ampia questa curva qui è più stretta e potremmo avere addirittura un transistor che ha questa curva qui altissima eh, fra qui e qui eh, la curva è molto bassa e con il tracciacurve per fare una selezione abbiamo una cosa visiva che i transistor siano simili è per quello che lo andiamo diciamo a vedere ora organizzo il traccia curve e torniamo a proseguire con il video allora eccoci qua vedete diciamo il qui la traccia dello dell'oscilloscopio con il traccia curve queste qui sono le curve caratteristiche del, del transistor possiamo anche alzarle ma si va un attimino torna poco agevole poi per fare diciamo la prova anche se forse così sarebbe un pochino più preciso ma per fare una selezione non, non ci interessa poi l'estrema precisione perché difficilmente troveremo due transistor che, che sono uguali specialmente se li compriamo noi. Per un motivo semplice, comunque i transistor di solito sono a, a produzione, eh, probabilmente quelli prodotti eh, nella stessa, diciamo nello stesso giorno, nello stesso momento sono con un beta simile, con un guadagno simile, caratteristiche simili, e poi magari fatti dopo un mese, due mesi eh, varia qualcosa. Sicché eh, se noi compriamo anche eh, diversi transistor, da una ditta ne compriamo magari 50 eh, di un tipo e 50 di un altro ci sta eh, cioè 50 in un tipo intendo magari npn 50 pnp per fare da noi la selezione eh, finisce che eh, magari se abbiamo fortuna eh, per dire sono stati fatti in momenti simili potrebbero avere anche un beta simile ma non è detto però eh, se noi dobbiamo fare una selezione solo di NPN se l'abbiamo comprati insieme sono stati prodotti nello stesso periodo probabilmente con il tracciacurve riusciremo a selezionarli bene perché avranno tutti diciamo comunque un, un beta abbastanza simile caratteristiche simili. se anche eh, transistor ehm, NPN per dire le compriamo uno ora e uno fra due anni cioè uno, un, una, uno stock ora e uno stock fra due anni se poi eh, le mescoliamo tutte nel cassetto e le andiamo a scegliere, ci accorgeremo che possono avere delle differenze più notevoli di quelli acquistati, diciamo, ne nello stesso lotto. Se poi i transistor che andiamo a scegliere sono NPN e PNP, difficilmente, se dobbiamo fare noi la selezione, saranno eh, tutti del eh, con un beta simile. Comunque, eh, dicevo, noi abbiamo queste curve qui. Qui vedete il tracciacurve, qui c'è un transistor intanto in prova, eh, su quest'altro connettorino qui metterò l'altro transistor che vogliamo scegliere e vediamo un attimino come, come si può fare. Allora nel frattempo c'è un video dove spiego eh, più approfondito diciamo l'uso del tracciacurve, comunque a grandi linee ve lo spiego ora, diciamo che ci sono le varie curve, come vedete sono abbastanza equidistanziate, questo vuol dire che comunque il transistor anche alle varie correnti si comporta abbastanza bene in maniera lineare, diciamo non ci sono grosse differenze di variazione all'aumentare della, della corrente di base, queste righe qui rappresentano la corrente di base, in questo caso qui se vedete abbiamo 0,2 mA di corrente di base per ogni riga sicché diciamo alla terza riga, 1, 2, 3, qui avremo eh, 0,6 eh, mA di, di pilotaggio di corrente di base. Ogni quadretto dell'oscilloscopio, in questo caso posizionato come è il tracciacurve, corrisponde a una corrente di collettore di 50 mA, che due quadretti sono 100 mA, se andiamo sempre a vedere la terza riga, sarebbero circa eh, 75 mA perché sono un quadretto e mezzo. Allora, se noi vogliamo determinare il beta, diciamo, di questo transistor, possiamo semplicemente vedere, eh, prendiamo per esempio la terza curva, la terza curva sono 0,6 mA, perché si è detto 0,2 mA per ogni riga, sicché 0,2, 0,4, 0,6 mA. Sempre considerando la terza riga, si è eh, detto 50 mA per quadretto, sono 75 mA. Dividiamo 75 mA, cioè la corrente di collettore, la dividiamo per la corrente di base, che è 75 mA diviso eh, 0,6, facciamo il conto, scusate, allora, 75 diviso 0,6 sono un beta, me lo segno qui, di 125. Abbiamo un beta di questo transistor di 125. Ora noi ne dovremmo trovare le, le, diciamo, l'equivalente. Eh, PNP eh, con, un, con delle caratteristiche simili allora qui abbiamo diciamo uno dei transistor eh, PNP eh, NPN scusate perché questo eh, è un PNP lo vedete perché le curve dell'NPN sono all'opposto allora se io metto questo transistor qui lo vedete nel, nel nella parte bassa dello schermo lo metto qua, lo sposto e come vedete questo transistor guadagna di più. Siamo andati oltre, veramente oltre. Sicché diciamo, eh, non fa il nostro scopo. Se lo vogliamo selezionare, ne prendiamo un altro, lo proviamo. Anche questo, mm, parecchio. E là ne prendiamo uno ancora. Questo non è proprio come quest'altro diciamo questo in totale occupa tre quadretti, questo qui in totale ne occupa meno, non è proprio uguale, lo mettiamo da una parte. Ne possiamo provare un altro, anche questo più o meno è così, ne prendo un altro paio e poi dobbiamo prendere ovviamente quello che abbiamo, perché non è che uno compra 100 transistor, diciamo fra anche questo più o meno uguale, questo più o meno eh, siamo lì. Questo qui è veramente troppo. Sicché fra questo qui e questo qui che si va veramente oltre. E questo qui vediamo quale possiamo scegliere. Questo è, va oltre. Sicché siamo a un guadagno veramente esagerato. E questo vediamo che guadagno possiamo avere. Aumentiamo un attimino. Eccolo qua. Ho aumentato la corrente a 0,5 mA. Allora, 0,5 mA, prendiamo sempre la terza riga, sicché 0,5 x 3, prendo un foglietto, e abbiate pazienza, una calcolatrice. 0,5 x 3, 1,5 mA. Eh, mentre qui abbiamo 50 mA per ogni quadretto, si è detto, sicché la terza riga è a un quadretto e 8 circa. 50 per 1,8 sono 90 mA se noi dividiamo 90 diviso 1,5 questo qui ha un guadagno diciamo di 60 è un guadagno abbastanza più basso dell'altro ma sempre meglio dell'altro transistor che aveva un guadagno diciamo troppo elevato questi sono i parametri ecco come vedete comunque con, col traccia curve possiamo avere un'idea già così se un transistor è simile all'altro. Se noi scambiamo un attimino l'NPN con un PNP, uguale diciamo simile a quell'altro, noi possiamo vedere che scambiando come vedete si muove di pochissimo la traccia. Questi due transistor sono alla fine simili, ce ne mettiamo un altro, anche questo si muove poco, sicché eh, possiamo fare la selezione anche di due transistor del della stessa, diciamo, polarità. Allora, tornando a noi col transistor NPN sceglieremo questo che se visto le caratteristiche sono diverse, non così diverse, ma si va, diciamo, a circa la metà di guadagno e vediamo poi che succede messo nell'amplificatore. Ora vi faccio vedere un attimino invece cosa significa per transistor selezionati. Allora, mi si era spenta la telecamera e ho dovuto rifare la registrazione di questo pezzo. Allora, eh, qui ci sono i transistor, quelli selezionati, diciamo già dalla casa madre. Qui abbiamo il PNP. Ora ci monto un NPN e vedrete che le caratteristiche sono molto simili, già da, da come arrivano praticamente. Infatti, se andiamo a vedere. Abbiamo circa 1, 2, 3 quadretti da una parte e i 3 quadretti dall'altra. Anche se cambio il transistor con quell'altro, questo quell'altro, praticamente rimane la stessa, la stessa forma d'onda, diciamo con lo stesso numero di quadretti. 1, 2, 3, 4 quadretti. Vedete se lo levo e se lo metto, praticamente sono identici. La stessa cosa succede se io tolgo questo e metto quest'altro, è veramente molto simile, praticamente è proprio leggermente più basso, ma di poco, sicché questi sono transistor selezionati che ovviamente daranno. Alla fine dei risultati comunque migliori perché l'amplificatore lavorerà meglio che dove è possibile usare sempre i transistor selezionati. Allora, qui abbiamo l'amplificatore collegato, lo stiamo alimentando con una tensione di 26 volt più 26 volt, perché è una tensione duale, ovviamente. E ho limitato la tensione. A 26 più 26 volte perché non voglio superare una data potenza perché la letta di dissipazione è minuscola insomma eh, con questa tensione qui si dovrebbe arrivare intorno ai 30 watt più che sufficienti per fare diciamo la nostra prova eh, qui abbiamo un ingresso della bassa frequenza e le misure le faremo in questa maniera qua allora qua Abbiamo il distorsimetro, useremo il bonton come distorsimetro invece che dell'HP, come di solito usiamo sempre questo: usiamo l'HP qui di solito ci andremo a misurare la distorsione. Invece, questa volta la distorsione la misureremo qui, e qua, così lo vediamo meglio, lo useremo come watt metro digitale. Qua vedremo vedremo i watt RMS su 8 Ohm. che alziamo un attimino l'amplificatore portiamolo per esempio ora l'abbiamo portato a 10 watt circa vedete la sinusoide sull'oscilloscopio è sempre buona e abbiamo una distorsione di questo amplificatore che è lo 0,17% anzi voglio prendere un foglio e me lo scrivo a 10 watt abbiamo una distorsione dello 0,18% diciamo, lo portiamo a 20, ora siamo a circa 21 watt e la distorsione è dello 0,22% 0,22, 0,23, arrotondiamo all'eccesso, lo portiamo intorno ai 30 watt che è il limite massimo, poi lo vedremo anche dalla forma d'onda. Allora eh, qui siamo a 31 watt, la distorsione è lo 0,25% circa e se superiamo i eh, 30 watt eh, dovremmo andare in clipping. Vediamo un po', non ci siamo ancora siamo a 33 watt, siamo in clipping, ci è andato ora praticamente, si vede la forma d'onda superiore, vediamo se riesco a farvela indicare qui, che inizia a distorgere diciamo e siamo a una distorsione dello 0,6 se supero ancora e siamo a 35 watt che è la potenza massima che riesce a erogare questo app apparecchio se io supero siamo in clipping apparecchio è andato quasi a 40 watt in clipping Eh, siamo alla distruzione del 2% e siamo quasi a 37,98. Ora abbassiamo e facciamo le prove del, della risposta in frequenza. Eccoci qua di nuovo. Ora mi scuso un attimino se si sente un attimino di rumore, ma sono le ventole del, del, dell'alimentatore. Comunque spero che la mia voce si senta abbastanza bene. Allora, eh, ora potete vedere che siamo a circa 2 Watt e lì viene segnata la distorsione. Eh, Nello oscilloscopio, vedrete in questo punto qui dove c'è la freccia. Ora ce la lascio: vedrete in quel punto lì dove c'è la freccia ci sarà la, ehm, la frequenza. Ora faremo, portiamo eh, l'amplificatore a 10 W. Ora ripeto, eh, siamo a circa, ecco, così è un W. Porteremo l'amplificatore a 10 W e eh, per vedere la banda passante, vedremo quando scende e se scende di 3 dB. 3 dB in potenza sono circa la metà, o in tensione sarebbero il 70% della tensione RMS. Se volete fare due conti, che quello che dico è giusto, potete fare questo conto qui: eh, calcolare con 9 volt RMS, che sono su 8 ohm 10 watt, perché 9 per 9 diviso 8 fa circa 10, mentre il 70% di eh, 9 sono 6,3 volte e 6,3 volte per 6,3 volte diviso 8 fa circa 5, sicché noi, visto che qua stiamo lavorando in potenza, lo mettiamo a 10 watt e quando scenderà a 5 vorrebbe, vorrà dire che siamo scesi dei famosi 3 dB che di solito la banda passante o anche altre misure si misura quando eh, si, si considera quando si scende di 3 dB. E ripeto, 3 dB sono un dimezzamento della potenza, perché qui stiamo lavorando in potenza, non in tensione RMS. Faccio perché così lo vedete meglio. Allora, con 1000, 1000 Hz si parte con 1 KHz, lo portiamo ai famosi 10 Watt. Ecco, ora siamo a 10 Watt a 1000 Hz. Diciamo, lo usiamo come punto di riferimento. Ora spostiamo il generatore, partiamo con una frequenza di si andrà da 15 a 22 kHz, sicché oltre quella che eh, l'orecchio umano può sentire, perché ripeto non siamo cani che sentiamo gli ultrasuoni, prevediamo se poi eh, rimane tutto uguale anche con eh, gli altri transistor. Allora imposto una frequenza di 15 Hz la vedete sull'oscilloscopio eh? E 15 Hz siamo scesi diciamo a 7 watt 7 watt eh, non è neanche il il famoso 3 dB sicché diciamo questo amplificatore a eh, 15 Hz eroga circa 7,1 watt Ora la mettiamo a 20 Hz, che è la prima frequenza che l'orecchio umano sente. 20 Hz è sceso praticamente di nulla, sicché 20 Hz siamo a 9,5 W. Portiamolo a 50 Hz. 50 Hz sono sempre 10 W,15. Siamo nella norma. Portiamolo a 100 100 Hz, 10,37 sempre ampiamente nella norma. Proviamo 200 Hz. 200 Hz rimane nella norma. Salgo un po' più velocemente. 300 Hz siamo nella norma perché sono 9,94. 400 Hz sempre 10,22 saliamo a 800 810,28 1000 i 1000 sono i famosi 10 watt di prima, ovviamente. E ora saliamo di 1000 Hz alla volta 2000 Hz 10,33 3000 Hz.

10.000 sempre 10 watt, 11.000 10 watt e 56, 12.000 10 watt e 58, 13.000 10 watt e 60, 14.000 10 watt e 65, 15.000 10 watt e 72, 16.000 sempre 10 watt e 72, 17.000 10 e 79. 18.000 10.88 19.000 10.70 20.000 Hz che è l'ultima diciamo spiaggia dell'orecchio umano 10.83 Saliamo ancora 21.000 Hz 10.76 22.000 Hz 10.95 23.000 Hz 11 watt ovviamente siamo già fuori da quello che eh, eh, sente l'orecchio umano. 24.000 sempre 11 watt, 25.000 sempre 11 watt e 71. Diciamo a questo amplificatore un, una leggera predisposizione per le note alte un attimino. Allora abbasso la, la potenza e cambierei i transistor e ci rivediamo con i transistor nuovi e vediamo se tutto funziona uguale allora ho cambiato i transistor ho cambiato e questi sono i transistor che ci ho montato eh, una cosa importante voi non lo dovete fare questo lavoro con i filetti e eh, non si collegano i transistor con i fili volanti eh, anche perché se proprio ci dovessero andare dei transistor al posto del TO3 Invece ci vogliamo mettere i transistor in questo contenitore piegando le gambe, come vedete il buco corrisponderebbe. Non ho collegato il collettore perché il collettore è già collegato a massa e ho collegato con i filetti così perché questi transistor che vi ho fatto vedere selezionati non le volevo sciupare. E sicché sono collegati così provvisoriamente con dei filetti, ma voi assolutamente non lo dovete fare perché se no vi vengo a tirare le gambe di notte. Allora, torniamo nella posizione iniziale, torniamo, e intanto facciamo la prova della potenza massima e della distorsione. Io qui mi ero segnato tutte le cosine e vediamo se distorsione e potenza massima, avendo cambiato i transistor, sono rimaste al livello eh, di prima gli, degli altri transistor. Allora, alziamo a 10 watt. Ecco qua, 10 watt prima avevamo circa 0,18 e ora qui eh, stiamo vedendo 10 watt, 10,35, sono 0,17, sicché più o meno ci siamo. Portiamola a 20 watt, 20 watt circa 20 watt, prima avevamo 0,23 e qui siamo 0,22 0,22 prima eravamo a 0,23, 20 watt e anche qui ci siamo, mi sembra non sia cambiato niente. E come frequenza siamo sempre a 1000 Hz. Aumentiamo ancora, portiamola a 30 W che è la frequenza massima. E la sì, scusate, che è la potenza massima. Sono suonata come una campana. Ecco, qui siamo a 30 W 30 W 0 circa 24% di distorsione. Prima a 30 W avevamo lo 0 25%. Sicché diciamo siamo ampiamente nella gamma e sta salendo un attimino se andrà allo 0,25% anche qui, sicché sì, anche qui non è cambiato niente. Eh, a 35 Watt la distorsione mi saliva allo 0,6%, ma ovviamente cominciava a vedersi la forma d'onda un po' brutta. Vediamo un po'. 33 Watt, 35,62, 35 Watt, siamo allo 0,67%, diciamo più o meno è rimasta quella 065 067 comunque è, è trascurabile e il clipping me lo faceva a circa 37 watt se non il clipping pieno diciamo eh. 37 watt e siamo infatti c'è cioè, la forma d'onda è distorta e la distorsione è salita all'1,7 per cento Abbasso tutto un'altra volta e facciamo la prova anche qui della banda passante. Ecco qua, ora facciamo la prova della banda passante. Parametri sono quelli di prima, sempre da 15 a 22 kHz. Si parte con 10 W, si parte come prima e poi si vede se cala in maniera considerevole. Vi ricordo che i 3 dB sono un dimezzamento della potenza. Ovviamente 3 dB superiori sarebbero un, un raddoppio della potenza allora portiamo a 10 watt intanto con 1000Hz saliamo troppo 10 watt 10 watt con 1000Hz distorsione la solita 017 come prima non cambia niente allora partiamo da 15 Hz 15 Hz come prima 7,1 sono rimasti 7,1 watt Ora andiamo a 20, 20 watt sempre come prima 9,5. Ora andiamo a 100 Hz. 100 hertz prima era 10,37, ora siamo a 10,44. 300 hertz andiamo, 300 hertz è rimasto praticamente invariato. 400 Hz. Prima era 10,22, ora è 10,31, sicché ci siamo. I 1000 Hz li salterei perché eh, si è visto che sono 10 W, ovviamente, e così guadagniamo tempo andiamo subito a 2000 Hz. 2000 Hz, prima era 10,33, siamo 10,51, sicché nella norma tranquilli. Andiamo a 4000 Hz ora. 4000 Hz, 10,31 contro 10 e 22 di prima, passeremo a 5000, 5000 prima era 10 e 17, ora siamo a 10 e 51, sicché praticamente è rimasto stabile. Facciamo 6000 Hz, 6000 Hz sono 10 e 56, erano qui 10 e 10, 7000 Hz, 10 e 33, 8000 Hz,

24.011 e 25.011,3 praticamente è paragonabile agli altri, all'altra coppia di transistor. Abbasso, cambio ancora i transistor e si rifà la prova anche con una coppia di transistor non selezionata. Vi ricordo che questa coppia di transistor qui era selezionata. Ecco cambiato ulteriormente. I transistor praticamente eccoli qua questa qui è diciamo l'ultima coppia che avevamo selezionato che se visto che era un pochino più sfortunata ovviamente non essendo selezionata dalla casa madre questa qui aveva eh, i due transistor ci cioè avevano delle caratteristiche un po diverse l'uno dall'altra allora io passerei a vedere se la potenza è rimasta invariata e comincerei a alzare un pochino la potenza e vedere se distorsione e, e, e poi banda passante rimangono diciamo la stessa allora riandiamo a 10 watt circa 1000 Hz sempre per misurare la distorsione alziamo la potenza dell'amplificatore 6 watt 8 watt 11 watt caliamo un attimino 10 watt e 15 può andare allora si era visto che gli altri avevano a 10 watt una distorsione di circa lo 0,18% e questo ha una distorsione di circa lo 0,20% con questi transistor non selezionati. È un pochino più elevata, però non tale da essere apprezzata ovviamente dall'orecchio umano, perché eh, se è vero quello che dicono i medici, sotto l'1% non sarebbe apprezzabile. Io poi non lo so e non ho... Gli orecchi da elfo sicché eh, non, non ve lo so dire però strumentalmente è variata diciamo di pochissimo allora portiamolo a 20 watt a 20 watt abbiamo lo 025 contro lo 0,23 di prima ora portiamolo a 30 watt 30 watt qui c'è una leggera differenza perché prima eravamo allo 0,25 qui siamo allo 0 31 diciamo che a potenza massima a 30 watt c'è una leggera distorsione in più. Portiamola a 35 che poi se andava in clipping, vediamo che succede. 35 abbiamo una distorsione dello 07 contro lo 0,6 siamo vicini alla distorsione proprio, lo vedete anche dalla forma d'onda sull'oscilloscopio portiamolo quell'altra io a 37 watt con, con eh, clipping praticamente vediamo se questo fa uguale ovviamente anche questo va in distorsione clipping è clippato non del tutto ma insomma le, 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 le sinusoidi in cima e in fondo sono tosate e abbiamo la distorsione dell'1,8% caliamo e riportiamolo diciamo a zero per fare le prove della banda passante una cosa importante che mi ero dimenticato di dirvi perché praticamente è routine e me ne ero dimenticato ovviamente cambiando i transistor avevo fatto a tutte le coppie poi la taratura del bias dell'amplificatore ovviamente regolando questo trimmer qua che è una cosa che non lo vedete Eccolo qua, regolando questo trimmer qua. È una cosa che va sempre fatta, se si cambia transistor, anche con dei transistor identici, è una cosa che va assolutamente sempre fatta, perché se no si rischia di fare eh, anche dei danni, se il, rimanesse il bias troppo alto per esempio. Mettiamo che dei transistor guadagnano di più di quelli che c'erano, anche se sono gli stessi una coppia che guadagna di più e rischia l'amplificatore anche senza carico di scaldare e sicché mi raccomando la taratura del bias va sempre fatta. Mi organizzo per fare la banda passante e ci rivediamo. Allora portiamo a 10 watt anche questo questa coppia di transistor questo amplificatore con i transistor un pochino più sfortunati e partiamo per vedere la risposta in frequenza se rimane costante anche in questo cambia aumentiamo 11 watt troppo 10 watt e facciamo le varie prove 15 hertz siamo in linea con le altre due coppie di transistor andiamo a 20 anche qui siamo in linea 100 Hz, 100 Hz, 10 e 37 circa gli altri, anche qui siamo in linea, proseguiamo, 300 Hz, 300 Hz stiamo risalendo, un pochino, siamo insomma a 10 Watt, 400 Hz, 400 Hz rimane costante, facciamo i 1000hz li saltiamo perché abbiamo visto che sono 10 watt passiamo a 2000hz subito 2000hz 10 e 40 il primo era mi pare la prima coppia era mi pare 10 e 33 4000hz 4000hz siamo a 10 e 44 prima mi pare eravamo intorno a 10 e 20 insomma comunque siamo ampiamente nella fascia dei, dei 3db perché ripeto, il 3 dB sarebbe un dimezzamento della potenza o un raddoppio della potenza. 5000 Hz 1067, 6000 1026, 7000 1033, 8000 1017, 9000 e 1006, 10.000 Hz sempre 10 Watt, 11.000 Hz uguale, 12.000 sempre, 13.000 Hz, 14.000 Hz sempre 10 Watt e qualcosa, 15.000 Hz, 16.000 Hz, 17.000 Hz, 18.000 Hz, 19.000 Hz, 20.000 Hz, anche questo ovviamente l'amplificatore è progettato in questa maniera e eh, predilige un attimino le note più alte, diciamo, ma di pochissimo perché aumenta neanche di un watt sicché non è niente. 21.000 Hz, 22.000 Hz, 23.000 Hz, 24.000 Hz 11 watt e 25.000 Hz 11 watt allora eccoci qua per la parte finale del video fuori c'è un tempo da lupi c'è la corrente che va e viene speriamo di riuscire a finire il video perché niente va via in continuazione la corrente ho messo un gruppo di continuità ma speriamo non ci siano rumori variazioni di luminosità e quant'altro allora eh... Avete visto che praticamente qui c'è un foglio di Excel dove ho riportato le varie distorsioni alle varie frequenze delle varie coppie di transistor. E praticamente eh, avete notato che effettivamente la banda passante non, non varia col variare della coppia dei transistor, perlomeno diciamo in questo amplificatore che abbiamo provato. E qua, Vedete sul, sul foglio di Excel, qui in questa colonna qui ho messo la frequenza. In questa colonna qui c'erano i transistor che ho trovato montati sotto, e mentre qua c'erano quella coppia di transistor che nella, nel, nella selezione era praticamente quella tutta nera e che sono transistor che poi alla fine non sono selezionati, avevano un beta differente eh, parecchio l'uno dall'altro, mentre qua c'è quella coppia di transistor costosi e selezionati selezionati direttamente dalla casa. Eh, una cosa importante, ve l'accenno, è che i transistor, praticamente quelli originali, alla fine non avevano comunque il guadagno uguale, eh, e si vede diciamo anche poi in questa tabella qui. Nella tabella, sempre della frequenza scorrendo, vedete si arriva fino a 20.000 Hz che sono le frequenze udibili, e poi da 21.000 a 25.000 Hz, diciamo per quanto riguarda la eh, distorsione, anche per, per quelle frequenze lì. Un'altra cosa che ci tengo a farvi vedere, così tanto per per saperlo, lo sapete già, ma ve lo dico, è che comunque le frequenze da 20 a 20.000 Hz le sente bene un giovane di 20 anni, lo vedete qui. A 30 anni la gamma si riduce un po', eh, diciamo che quelli più fortunati arrivano fino a 18.000 Hz. A 40 anni la frequenza massima eh, non raggiunge 15-16.000 Hz. A 50 anni massimo 14.000 Hz quelli fortunati, a 60 anni sembra che non si superi i 12.000 Hz, diciamo sempre quelli fortunati, alcuni arrivano a eh, 10.000. Da 70 anni, la gamma superiore udibile, sembra ripeto, sembra perché sono tabelle prese da, 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 da studi medici. A 70 anni. L'uomo dovrebbe arrivare da 8-10.000 Hz massimo. Io fra questi qui di 60 anni, sono fra quelli fortunati, perché le ultime prove che ho fatte arrivo a 13.000, cosa che mi ha detto il medico, è un caso piuttosto raro. Insomma, perlomeno ci sento bene, avrò quegli altri problemi, ma ci sento bene. Ecco, questo per eh, dirvi che. Eh, le distorsioni di questo amplificatore, che comunque non è eccelso, e certe cose si sentono. Ripeto, in questo modello perché in altri sono veramente bassi. Su frequenze piuttosto alte, che magari non sono udibili dal, da, da, da tante persone. Tutto lì. E comunque, come vi dicevo, la banda passante abbiamo visto è rimasta praticamente invariata. Ripeto sempre, in questo modello si sta parlando di questo modello che ho provato io. Comunque, generalmente, eh, quello che vale per questo può valere anche per gli altri. Sì, la banda passante è rimasta invariata. Quello che è variata in questa prova è la distorsione del prodotto. Allora eh, salto subito diciamo in fondo, eh, da questa parte qui nell'ultima colonna ci sono i transistor selezionati, con i transistor selezionati come era prevedibile la distorsione eh, rimane eh, più bassa. Ora qui siamo passati all'inizio del video eh, partendo, credendo, diciamo facendo le prove per quello che ci era stato detto per i commenti di alcuni che avevano subito la riparazione di amplificatori dove non sentivano alcune gamme di frequenza, gamme medie alcuni, gamme alte, altri, gamme basse, altri ancora, mentre ripeto, siamo rimasti eh, stupiti non più di tanto che la, sostituendo le coppie dei transistor, comunque la banda passante è praticamente rimasta invariata. Allora, Dicevo qui per quello che riguarda è il discorso distorsione e eh, lo dico avanti così almeno eh, tagliamo la testa al toro, per esempio a 17.000 hertz cominciava con i transistor originali e con la coppia non selezionata a essere intorno all'1%, qui vedete a 18.000 hertz l'1,2%, a 19.000 Hz l'1,4% addirittura. Mentre con i transistor selezionati e strabuoni, diciamo, scendeva della metà. Ora, quello che voglio dire è questo. Ovviamente quando si vanno a sostituire dei transistor in un amplificatore si cerca di non montare delle porcherie, si cerca di trovare dei transistor selezionati, quello è chiaro. Però, e questo ripeto, è un, una mia supposizione mh, avvalorata comunque dai numeri. Eh, la maggioranza degli amplificatori quelli hi-fi eh, più buoni non ha una distorsione diciamo dello 0,7-0,8% eh, 1% che poi magari con una coppia di transistor eh, montati male raddoppia e va al 2-3% diciamo gli amplificatori quelli seri anche se avessero una distorsione anche dello 0,1%, che insomma eh, quelli serie si parla di 0,0 e rotti, comunque anche avessero una distorsione dello 0,1% e eh, un riparatore mh, un po' diciamo maldestro ci monta veramente una coppia di transistor che non sono selezionati di qualità, quello ovviamente perché sennò poi saltano dopo poco però magari non selezionati se questo amplificatore avesse lo 0,1% e anche la distorsione raddoppiasse andrebbe allo 0,2% sicché sarebbe comunque la differenza inudibile. Comunque in questa tabella si può vedere per esempio che a 15 Hz avevamo con i transistor originali eh, segnata di giallo perché è una frequenza che non si dovrebbe udire perlomeno con le orecchie. Eh, si andava dallo 0,081% con i transistor originali allo 0,14% con i transistor non selezionati e con i transistor selezionati si andava allo 0,081% poi eh, mh, salendo per esempio a 300 Hz con quelli originali, 0164%, 0199% con quelli non selezionati e 0161% con quelli selezionati. E qui grosse differenze comunque non ci sono se non che a 100 Hz con i transistor non selezionati si andava a 0,15%. Lasciamo stare i numeri dopo. Eh, mentre con quelli originali 0,09 e con quelli selezionati 0,095. Le differenze eh, per esempio a 1000 Hz 0,195 con quelli originali 0,2 0,211 che è 0,2% con quelli non selezionati e 0,173 con quelli selezionati. Come vedete qui in questa gamma qui grosse differenze anche di distorsione, ripeto, non ci sono differenze di banda passante, ma nemmeno di distorsione grossa, mentre se andiamo a salire per esempio eh, su frequenze più elevate a eh, tipo 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 4000 Hz abbiamo 0,089 con eh, con i transistor originali 0,169 con i transistor non selezionati e 0,044 con quelli diciamo selezionati ma anche qui mh, si rimane piuttosto in, in valori bassi un altro valore veramente basso se andiamo a vedere lo abbiamo, c'è cioè una differenza piuttosto elevata a 16000 Hz con quelli normali avevamo 0,95 0,91 con quelli non selezionati e 0,38 con quelli selezionati. Diciamo che eh, le, le le differenze più grosse sono intorno a 20000 Hz che con quelli originali è 1,73%, 1,60 con quelli non selezionati e la metà praticamente con quelli selezionati. Che abbiamo visto? Poi questa tabella qui magari ve la lascio da scaricare, ve la guardate. Ora alcune frequenze sono saltate, perché il diciamo ci vuole un attimino all'analizzatore per stabilizzarsi e poi leggere la frequenza qui in certi. Certi passaggi l'ho fatti un pochino troppo veloci e poi mh, non sono riuscito a leggere la frequenza perché, ripeto, stavo cercando di fare il test sul, più che altro sulla banda passante che è rimasta diciamo, invariata. Comunque questo, questo foglio qui lo, lo metterò in PDF così ve lo, ve lo potrete vedere e studiare un attimino più, più con calma. Ripeto, ci sono state delle frequenze, delle, delle frequenze dove la distorsione è cambiata, ma in linea generale, comunque, secondo me, non, non ci sono stati nemmeno grandi differenze poi alla fine di distorsione. Ripeto, si sta parlando in certi punti che la distorsione con i transistor selezionati è dimezzata, però ripeto il discorso di prima: se un amplificatore. Eh, con i transistor originali che sono selezionati avessero 0-1% di distorsione e qualche riparatore poco attento ci mette dei transistor non selezionati se la distorsione raddoppia comunque rimane una distorsione bassa. Quello che volevamo capire della banda passante l'abbiamo capito, non è eh, variata la banda passante sicché io potrei arrivare alla conclusione che potrebbe essere anche errata ma che comunque dai numeri è quella che la banda passante di un amplificatore montando dei transistor anche non perfettamente selezionati non cambia sempre che i transistor almeno siano comunque di qualità e eh, quello che può cambiare come è intuibile è la distorsione perché se due transistor hanno un guadagno molto diverso e le curve molto diverse può succedere che uno lavori in maniera diversa dall'altra, ma la banda passante rimane invariata, sicché teoricamente perlomeno, o anzi in pratica dalle misure fatte perlomeno qui da me, eh, che alla sostituzione dei transistor non si sentano più i medi come erano o gli alti o i eh, bassi, diciamo, mi dispiace dirlo, ma da questa prova qui sembrerebbe che non fosse possibile. Io concludo questo video, e vi invito a mettere mi piace se vi è piaciuto, commentate, mi dispiace che sia stato un pochino lungo specialmente nella parte delle misure dei tre, diciamo, dei tre transistor, delle tre coppie transistor, ma ho voluto fare tutto il lavoro senza fare un grafico così come capitava eh, proprio frequenza per frequenza in maniera che è un documento un attimino forse più attendibile diciamo più vedibile non si può dire che c'è stato eh, che ho barato e niente ringrazio Piera Isa che è un grandissimo ingegnere e un tecnico molto bravo che diciamo mi ha citato e mi ha dato questa possibilità di eh, fare questo test anche a me che ripeto se vi è piaciuto il video mettete mi piace e noi ci vediamo al prossimo video ciao a tutti